Guardala, guardala quella maledetta. Questo piccolo animaletto che ho in mano è la popiglia giapponica, un coleottero che, come dice il nome, proviene dal Giappone e per noi è una specie aliena, quindi non dovrebbe essere qua. E infatti la sua presenza è una devastazione per le piante da frutto e quelle ornamentali. In questo caso ha aggredito la vite del mio vicino e la sta divorando tutta, tutte le foglie. E si sta anche spostando sulle mie rose. Quanto specie aliena sta diventando davvero un problema sia per le colture che per le piante ornamentali, e quindi bisogna arrivare al contenimento. Però non è facile perché si usano sostanze di sintesi, quindi gli insetticidi non solo ci andrà a colpire la popiglia giapponica, ma si potrebbero colpire anche altri insetti utili, impollinatori come l'ape. Ci sono delle trappole a feromoni che vengono usate. Però l'utilizzo è sconsigliato perché queste attirano le popiglie in quella zona e quindi non tutte entreranno nelle trappole, ma molte poi si poseranno sugli alberi attorno che si vogliono salvare, divorandoli. Una soluzione potrebbe essere quella di utilizzare la lotta biologica, quindi con altri insetti predatori. Però bisogna stare attenti in questo caso a non importare insetti predatori alloctoni, perché potrebbero non solo attaccare la popiglia, ma poi arrivare ad attaccare anche i nostri insetti, quindi si creerebbe un problema doppio.